23 dicembre, San Giovanni da Chieti, in italiano Canzio, nato in Bologna 1390, docente dell'università del luogo, in cui anche poi San Giovanni Paolo II ha studiato e lo ha ricordato nella visita che fece in Polonia. Ordinato sacerdote, fu fatto parroco, poi tornò di nuovo a Cracovia per insegnare teologia. Già da vivo era considerato santo, sia per la dolcezza che usava nei suoi insegnamenti, ma anche per il suo servizio agli afflitti e ai malati. Morì nel 1400. Sono altri santi, ma noi il Vangelo di oggi, come qualche volta ho detto, purtroppo segue un certo percorso che non è quello del giorno. Infatti, proseguendo con San Luca, quando Zaccaria, padre di Giovanni Battista, esclama in un inno di ringraziamento al Signore, che è il famoso Benedetto Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo, che recitiamo ogni giorno alle lodi. Evidentemente, capitolo primo, versetti 67-79. Quel tempo Zaccaria, padre di Giovanni, fu colmato di Spirito Santo e profetò dicendo: Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così gli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparare le strade per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, della remissione dei suoi peccati, grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, ci visiterà un sole che sorge dall'alto per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Questo cantico è più lungo del Magnificat. Sono, a
addirittura poi tre cantici, uno è Benedictus, benedetto Dio di Israele, alle lodi, l'anima mia magnifica il Signore, ai vespri, e un terzo cantico di Simeone, ora lascia che il tuo servo vada in pace. E tutti e tre cantici si fa il segno della croce. Una volta qualcuno mi ha domandato, ma perché si fa il segno della croce? Perché sono tre cantici in cui si vuole iniziare ringraziando il Signore col segno della croce. Perché si cambia al Signore. E se ringrazia il Signore per le sue meraviglie, per la sua bontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questo inno, che è di gioia e di riconoscenza, tocca parecchi punti. Il primo, perché il Signore ha salvato e salva Israele, il suo popolo, come aveva promesso. Il secondo punto è che questo bambino sarà chiamato profeta dell'Altissimo, che andrà innanzi al Signore a preparargli la strada. Terzo punto, ringrazio il Signore per la sua misericordia e la sua tenerezza. Poi un punto fondamentale che il Signore rinnova l'alleanza fatta col suo popolo, una nuova alleanza. Non è l'alleanza fatta con l'antico Israele, che era unilaterale. Che significa? Che l'alleanza il Signore l'ha fatto con Abramo, facendolo dormire. E il sacrificio che Abramo aveva preparato fu bruciato da Dio stesso. Quando si alzò, si svegliò, l'alleanza era fatta. Il rito consisteva nel prendere del bestiame, spaccarlo a metà, e metto una metà da una parte e una metà dall'altra parte, giurando che se si fosse infranta questa alleanza, nel sorpassato questa siepe tra lui e l'altra parte, ci sarebbe dovuto morire come questi animali squartati. Un'alleanza voleva farla bilaterale, ma con Dio non si può fare bilaterale. L'alleanza si fa tra uguali. Ci voleva Gesù per ratificare l'alleanza tra uguali, tra Dio e l'uomo, Dio, perfetto uomo e perfetto Dio, che è Dio stesso. Dio umanato che fa l'alleanza con l'umanità. La divinità si allea con l'umanità finalmente, non in maniera unilaterale, ma bilaterale, cioè col consenso dell'uno e dell'altro. L'alleanza ferma,
un'alleanza tanto forte che è stata suggellata non da animali, ma da Gesù stesso, con la sua morte e risurrezione. Ora si capisce perché Gesù ha detto l'agnello immolato, l'agnello che si fa mangiare e mangia con noi. Infatti nell'Eucaristia beati coloro che partecipano alla mensa dell'agnello. Noi siamo fortunati, siamo ora il popolo della vera alleanza. Alleluia. E benediciamo e ringraziamo il Signore. La benedizione che noi riceviamo è sempre natalizia. Infatti, qualche icona antica presenta la culla del Signore come una tomba, perché prefigura la morte e poi la risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo come segno dell'alleanza, della nuova ed eterna alleanza. Per quella benedizione che riceviamo, la riceviamo da figli di Dio, perché per Gesù Cristo siamo diventati figli di Dio, degni di benedizione, degni di essere elevati e valutati in maniera eccezionale, direi in maniera individuale, singolare e poi comunitaria, per fare comunione con Dio e nel progetto di Dio con tutti gli altri uomini. Signore sia con voi. Il Signore vi protegga e vi benedica. Il Signore faccia risplendere su di voi il suo volto e vi dia la sua misericordia. Il Signore rivolga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre, specialmente con rimanga e sia efficace per gli ammalati più gravi, per i moribondi, per coloro che l'assistono, per le persone sole, cioè i carcerati, i disoccupati, persone sole abbandonate, disperate, o come dico sempre, e come dice Papa Francesco, scartate per intercessione della Vergine Immacolata, Madre di Dio e Madre nostra, San Giuseppe, nostro protettore, San Francesco, Sant'Antonio, San Giovanni Canzio, teologo e padre dei poveri. E infine tutti i santi e gli angeli, con a capo San Michele Arcangelo, il grande San Michele Arcangelo. Pace e bene. Alleluia, alleluia, alleluia.